alti. Gran secondo tempo da parte vostra, primo tempo eravate un po', dovevate ancora studiare un pochettino magari la partita, invece secondo tempo tutto a favore vostro. Sì, diciamo che sono mancate un po' le assenze, abbiamo due giocatori comunque abbastanza validi fuori, sì, diciamo che sì. E poi comunque sì, abbiamo un po' all'inizio sofferto gli avversari, ma poi nel secondo tempo siamo riusciti per fortuna facendo 3 gol nel secondo tempo. Quindi 3 punti conquistati, adesso l'obiettivo? L'obiettivo è andare avanti così, non abbiamo obiettivi. Partita per partita, 3 punti alla volta, ce la metteremo tutta, sarà difficile, ma... Ci provate. Ci proviamo. Siamo novellini su questo torneo. E in bocca al lupo allora. Ciao ragazzi. Peccato per la sconfitta, perché al primo tempo eravate in vantaggio, sembravate anche stabili, comunque la partita la stavate facendo voi, poi secondo tempo cosa è successo? E abbiamo preso 2 gol stupidi e evidentemente ci siamo un po' persi. Poi abbiamo cominciato a giocare male e non controllare il pallone. Cosa... No, non c'era nessuno. Cosa vi è mancato principalmente comunque nel secondo tempo rispetto al primo? Ci è mancato la capacità di fare gol. Abbiamo visto qualche occasione sprecata, soprattutto all'inizio. Un bel po' di occasioni sprecate. E quelle lì insieme all'imprecisione difensiva hanno fatto la partita su un binario totalmente sbagliato. Adesso le prossime partite sono obbligatorie, bisogna obbligatoriamente far punti, perché sì. Se comincia a stringersi la... Sì, infatti, ce la metteremo tutta. In bocca al lupo, okay. Ciao.